Si sbaglia, Miguel. Sono venuta qui con Gerardo una sola volta. Mi ricordo che in quell'occasione c'erano più di 30 invitati, un'infinità di gente. Eh sì? A Gerardo non piace la solitudine. E non gli piace questo posto. Dice che si annoia a morte. E a lei, Fernanda, che cos'è che piace di più? Che cosa la attrae? Io sono una donna piena di contrasti. Posso divertirmi pazzamente ad una festa, ma mi piace anche questa solitudine. Sì, va bene, ma penso che in fondo avrà una preferenza per una delle due cose. Non ha tutti i torti. Pensandoci bene, credo di preferire la solitudine. Mi piace molto passeggiare da sola. Scoprire gli angoli più nascosti di Tabasco. Il contatto con la natura mi dà energia. Voglia di vivere. Questo mare mi affascina. Lo amo. Amo gli uccelli in libertà. Il colore dei fiori. Il loro profumo. E la violenza delle mareggiate quando c'è tempesta. Che egoista. Abbiamo parlato solo di quello che piace a me. E lei, Miguel? Quali sono i suoi gusti? Che cosa le piace? Lei, Maria Fernanda. Lei. Come? Sì. Mi piace molto la sua compagnia, il posto dove mi ha portato. In poche parole tutto. Trovo tutto perfetto. Questa giornata sarà per me una cosa indimenticabile. Sì. Questo posto è molto bello. Sono contenta che le sia piaciuto. Ma si sta facendo tardi, andiamo. Però prima di ritornare voglio passare dall'Isola Paraíso. L'Isola Paraíso? Sì. Mio padre non gliene ha parlato? No, veramente no. Ho parlato poco con suo padre. Andiamoci, vale la pena di vederla. Ilario! Ilario! Quest'isola è nostra. Papà la comprò molto tempo fa. È la nostra riserva di caccia. Ci sono un sacco di aironi e di anatre. Quando arriveranno gli ospiti, avrà anche lei occasione di partecipare alla caccia che organizza papà ogni anno in questo periodo. Ma io non ho mai partecipato ad una battuta di caccia. Questa volta avrà occasione di provare anche lei. E quando arrivano i suoi ospiti? Non lo so con certezza. Ma penso che in settimana piomberanno a Villa Paraíso. Guardi, là arrivano i motoscafi con gli ospiti e le provviste necessarie per tutto il tempo della caccia. Poi gli uomini che guidano le barche tornano a Villa Paraíso e non vengono a riprenderci finché tutto non è finito. In questo modo siamo tagliati completamente fuori dal mondo. Ma che cos'ha? Perché di colpo è diventata triste? La vita non mi ha dato quello di cui ho bisogno. No, per favore, come fa a dire questo, Maria Fernanda? Ha tutto quello che può desiderare e tra poco si sposerà con l'uomo che ama. Le apparenze a volte possono ingannare. Vuole dire che non si sposa per amore? Non parliamo più di matrimonio, per favore. Ma lei... Non insista, Miguel, la prego. Ilario, facciamo il giro dell'isola.
Ero un po' preoccupato. Pensavo aveste avuto delle noie al motore. No, José. Non c'è stato nessun problema. Solo che abbiamo fatto un giro molto lungo. E poi, ritornando, siamo andati all'isola Paraiso. Molto bene, signorina. Le serve ancora qualcosa? No. Ti ringrazio. Vogliate scusare. Che cos'è, Miguel? Perché è così silenzioso? Avrei voluto che questo giorno non finisse mai. La prego, non sia triste. Sì, ha ragione. Lei non sa quanto le sono riconoscente per avermi dedicato il suo tempo. Lei è un ospite di Villa Paraiso e io ho il dovere di essere gentile. È meglio ritornare alla realtà. Sì. La realtà è che adesso sono sola. Gerardo, il mio fidanzato, è andato a Arroyo Blanco per questioni di lavoro. E io devo approfittare della sua assenza per andare nei posti che mi piacciono. Una futura sposa deve fare provvista di energia per riuscire a sopportare lo stress dei preparativi per le nozze. Fa bene a riposarsi e a godersi i suoi ultimi giorni di libertà. Mi piacerebbe che mi accompagnasse ancora, Miguel. Lo farò con piacere, se me lo permette. Davvero vuole tenermi compagnia? Trascurerebbe il suo lavoro per me? Può contarci. Lei dovrà soltanto dirmi l'ora e il posto. E io lo aspetterò. Perché hai deciso di fare da guida all'ingegnere Chanove? Cosa ti sta capitando? Non credi di fare un po' troppe domande, Cristina? È perché ti vedo così cambiata. Per favore, dimmi che cosa succede. Te ne prego. Non succede niente. Se ho portato Miguel a visitare i dintorni, è stato per compiere la mia buona azione quotidiana. Miguel, lo chiami già per nome. Che c'è di strano se lo chiamo Miguel? Si dà il caso che sia il suo nome. Beh, sì. Però non riesco a capire. Mi hai parlato di lui in termini poco entusiastici. E adesso te lo porti a passeggio. Come ho già detto a Miguel, sono una donna piena di contrasti. Ti prego, Maria Fernanda, mi stai facendo diventare pazza. Ah, per favore, Cristina, non cominciare coi tuoi discorsi. Quello che devi fare è metterti in contatto con Jean-Pierre. Digli che venga domani con il vestito da sposa. E che sia qui a Villa Paraiso entro mezzogiorno. Anzi, perché stia buono e non cominci a brontolare? Digli che mi servirò da lui per il corredo da sposa. Aspetta. Raccomandagli di essere qui prima di mezzogiorno. Se ritarda, non posso aspettarlo. Perché ho un impegno molto importante.